Ciao, sono Angelo di violafocaccia.com, il blog con le video ricette semplici per fare il pane, la focaccia e anche tanti dolci in casa. Oggi vi farò vedere la mia versione della focaccia di Recco, che ha una piccola variazione, e cioè io aggiungo, anzi sostituisco una parte di farina con della segale, giusto per dare quel gustino in più. La cosa, secondo me, molto bella di questa ricetta è che le dosi sono facilmente ricordabili. Una parte di farina, il 50% di acqua, quindi mezza parte di acqua, e il 10% di olio, un pizzico di sale. Semplicissimo. In questo caso ci serviranno per una teglia da 36 all'incirca 200 g di farina, 100 g di acqua e 20 g di olio. Io per comodità faccio sempre dei panetti da 160 g e vedrete che praticamente per ogni panetto le dosi sono quelle che abbiamo indicato. 100 g di farina, 50 g di acqua e 10 g di olio. In questo caso utilizzeremo due panetti, quindi faremo due panetti separati che ci serviranno per fare la parte bassa della focaccia e poi la copertura. Di questo impasto, se siete bravi, vi avanzerà ancora qualcosa e potrete utilizzarlo per fare un'ulteriore focaccia al formaggio, magari più piccolina, o semplicemente una pizza fatta alla piastra di quelle senza lievito. In questo impasto non c'è lievito. Vediamo di partire e vediamo come si fa. Allora, abbiamo detto 100 g di acqua, 20 g di olio, 200 g di farina. In questo caso mettiamo il 10%, quindi 20 g di farina di segale, quindi 180 g di farina e 20 g di segale. Farina Manitoba, un pizzico di sale e impastiamo. Ovviamente potete impastare anche a mano, non c'è assolutamente nessun problema, semplicemente con l'impastatrice fate prima. Vedrete che l'impasto, quando l'impasto si stacca dalle pareti dell'impastatrice, quindi si compatta, l'impasto praticamente sarà già pronto. Andiamo ad impastare a mano. Ci pesiamo i nostri panetti da 160 grammi. Quando facciamo delle palline, chiudiamo. Ovviamente lo stesso impasto lo potete fare senza la segale, fate 200 g di farina e 100 g di acqua, 200 g di farina Manitoba e 100 g di acqua. Ora copriamo l'impasto con la pellicola trasparente, altrimenti ci fa la pelle e non riusciamo più a tirarlo. E lo lasciamo riposare per circa una mezz'oretta, 40 minuti. Nel frattempo accendiamo il forno al massimo della temperatura, in questo caso è a 250 gradi, ma se avete anche 300 è meglio, e aspettiamo circa 30-40 minuti che vada in temperatura. Eccoci, adesso procediamo dopo circa una mezz'oretta e
facciamo la nostra prima sfoglia. Io uso sempre la segale in questo caso per sfarinare. Se sentite che si attacca, ovviamente continuate a sfarinare e cerchiamo di assottigliare il più possibile nostra sfoglia prima di tirarla con le mani, con i dorsi delle mani, e facciamo questo lavoro. Io faccio questo lavoro con una mano, tiro e con l'altra tengo sotto e cerco di farlo soprattutto dove sento che è più spessa, senza tirare troppo. Non dovete tirare forte, perché il peso della pasta la fa scendere da solo automaticamente. Quindi ora vengo un po' più indietro, così mi vedete meglio, e tiriamo la pasta in questo modo finché non diventa una bella sfoglia. Piano piano, non bisogna correre, non bisogna avere fretta. Qua abbiamo il nostro tegame antiaderente. Io non uso nemmeno, non uso olio, non uso niente. Se non avete un tegame antiaderente, potete magari spennellarlo d'olio per evitare che si attacchi. E guardate la manitoba come tiene, nonostante abbiamo utilizzato la segale, che la segale, così come eventualmente voleste usare anche la farina integrale, una parte di farina integrale, tende a rompere la maglia del glutine. Vedete questi puntini qua? Tendono a rompere, però se non esagerate con la quantità, tiene lo stesso, vi dà quel gustino in più che vi dico fa la differenza. Guarda che spettacolo! Uno spettacolo! E adesso la sistemiamo bene e prendiamo lo stracchino. Io uso circa 320 grammi per una teglia di una di queste dimensioni, che è 36 cm. E se volete fare meno fatica, potete usare un cucchiaino come me, soprattutto d'estate quando lo stracchino è molto morbido. Non lesinate sullo stracchino, anche se siete genovesi, mi raccomando, perché è la parte buona. Una volta messo lo stracchino, ci facciamo di nuovo un po' di spazio e prendiamo il secondo panetto e procediamo alla stesura della sfoglia di copertura. Più passa il tempo, più è facile tirare questo tipo di impasto. Ora, per esempio, quando chiuderemo e toglieremo la parte eccedente di impasto, vedrete che se provate a lavorarla subito, magari a tirarla, sarà difficilissimo, perché la pasta appena impastata è molto nervosa e non il glutine non è rilassato e non si riesce a tirarla, si fa una fatica incredibile. Però se la lasciate lì una mezz'oretta o
40 minuti potete di nuovo impastarla. Fate come me, la prendete, la mettete in frigo e o alla sera o il giorno dopo fate una pizza senza lievito, che viene uno spettacolo. Con 160 grammi di impasto vi fate una pizza da 33 centimetri più o meno. Stesso discorso di prima. Piano piano, senza tirare troppo. Vedete che piano piano si allarga. Nonostante la segale non si rompe. Potete anche fare così con le due mani sotto. Io mi trovo meglio nell'altra maniera perché la tengo meglio, non mi scappa. Però c'è anche questa tecnica qua, sempre con i pugni chiusi e con il dorso delle mani. Ovviamente quando ci prendete la mano potete usare anche delle farine meno forti. Io per esempio riesco a farla anche con la farina gialla del Mulino Bolgetto, che è una farina meno forte della Manitoba, anche se è già comunque una farina già abbastanza forte. Anzi, è più semplice tirarla, però è anche più facile che vi si rompa se non avete la dimestichezza con questo tipo di operazione. Quindi vi consiglio di usare la Manitoba, soprattutto se usate le farine commerciali da supermercato, prendete la Manitoba assolutamente. Guardate, è trasparente, si vede attraverso. Rimettiamo la nostra copertura e dopo aver fatto tutta questa fatica per non romperla, facciamo i camini che servono perché altrimenti l'impasto con il calore si gonfia e c'è il rischio che si bruci. Invece, facendo questa operazione qua di rottura, l'aria fuoriesce. Schiacciate bene sui bordi e poi o con il mattarello così o faccio vedere anche con un coltello o con una spatola in questo modo qua. Dipende molto dai bordi della vostra teglia, se sono già taglienti loro col mattarello fate prima, altrimenti. E qua recuperate l'impasto, che ovviamente come dicevamo prima, se provate a tirarlo, se provate a tirarlo subito diventate pazzi, ma se lo mettete un po' lì e lo lasciate riposare, poi riuscite a tenerlo. Questo qua più o meno a me di solito avanzano, adesso tirando bene l'impasto, ne avanzano sempre circa 160 o un po' di più, vediamo, 180 grammi, e con questa qua riuscite a fare una pizza senza lievito spettacolare. Quindi ve la lasciate lì e il giorno dopo vi fate una pizza senza lievito. Ovviamente raddoppiando le dosi, raddoppia tutto, raddoppia la possibilità di fare più focaccia, di avere più avanzo e magari di farvi due pizze. Io solitamente impasto sempre per tre panetti, così uno mi avanza, l'altro ce l'ho e faccio due pizze il giorno dopo. Mettiamo una pellicola trasparente, questa qua, e la mettiamo in frigo. Ora, per quanto riguarda la nostra focaccia di Recco, basta solo un po' di olio.
e un po' di sale. A questo punto possiamo infornare. Inforniamo a forno già caldo a 250 gradi, nel mio caso, forno ventilato per 7-9 minuti. Forniamo a forno già caldo per 7-9 minuti. Guardate che spettacolo. Ed ecco focaccia, direi che con la segale. Uno spettacolo. Veramente uno spettacolo. E quindi adesso vado a papparmela, la faccio vedere anche qua di sopra. Questa focaccia è veramente uno spettacolo. Noi ci vediamo alla prossima videoricetta su vivalafocaccia.com. Ciao!